The Science Hai non la bua, ma un'altra cosa, lo pronuncio nella maniera italiana perché esiste anche la nostra lingua e abbiamo il dovere di conservarla. Non vedo l'ora di parlarne nella nuova serie che lascerò il prossimo anno. Allora, di cosa si tratta? Semplicemente è una giovane piattaforma online, se ho capito bene, nata in primavera 2020, che contiene 4 strumenti specializzati nella grafica digitale. Ne cito 2. Uno si chiama Logomaker e, come fa a intuire il nome, consente di progettare loghi. Quindi abbiamo già delle grafiche, già degli elementi, basta metterli insieme fra loro e così diamo vita ad un simbolo che può essere poi usato a titolo personale oppure per un'azienda, un gruppo e chi più ne ha più ne metta. L'altro, di nome Videomaker, ha la stessa struttura, ma focalizzata per i video. Quindi, se desideriamo creare brevi filmatini, clipettine, qui possiamo farlo senza avere conoscenze particolari di video editing. Vi mostro proprio quest'ultimo, visto che di solito mi concentro maggiormente sui video. Gli altri 2 meritano comunque un menzionamento. Design Maker e Mockup Maker. Non posso per niente anticiparveli perché verranno rilasciati a 2021 inoltrato. Perché AI, questo acronimo che ultimamente è tanto in voga? Perché si utilizza l'intelligenza artificiale. Il caso di Videomaker è decisamente curioso grazie alla tecnologia Text-to-Video. Praticamente analizza il testo immesso ed estrae delle parole chiave. Successivamente ricerca nel suo archivio elementi inerenti a queste parole chiave, come possono essere video, immagini e audio, e così si può creare di conseguenza un contenuto. È un processo, come dire, molto veloce e facile, questo semplifica qualsiasi tipo di utente, senza farlo andare a ricercare di là e di qua per il web. Allora, questa, da come avrete fino ad ora capito, è la pagina ufficiale del prodotto, completamente in italiano, poi se siete coreani mettete il coreano. Vi dovrete iscrivere, ci vogliono giusto 16 secondi, dopodiché vedete i prezzi. Che volevate che fosse gratuito? È a pagamento giustamente, perciò se vedete quello che dovete fare, insomma, guardate un po' le vostre esigenze, potete poi fare una conclusione. Ora mi zittisco perché la voce non serve più. Osservate anche voi in silenzio, così vi concentrate.
Ebbene, che ne dite? Un sito effettivamente distaccato dai soliti come Canva e DesignCap, che sono più tradizionali. Qui ci sono delle tecnologie, per così dire, invoglianti per tutti. Magari penso al tizio che deve andare di corsa e non vuole un programma da installare, da conoscere, da configurare. Ecco, qui ti colleghi, 2-3 click e il gioco è fatto.